In termini economici superiamo sicuramente, perdiamo sicuramente più di 10 milioni di euro in questo periodo. E se consideriamo l'incredibile e inusitato aumento della bolletta della luce, del gas, le festività pagate doppie a tutto il nostro personale, effettivamente per noi questo è un Natale, diciamo, un periodo dell'anno veramente molto molto amaro. Doveva essere un Natale dal sapore dolce della ripresa, invece ancora un boccone amaro per le terme. L'esplosione dei contagi, la paura per la variante Omicron, i turisti stranieri che non riescono a venire, ha provocato una marea di disdette per le prenotazioni di brevi soggiorni termali. Siamo sotto, per quanto riguarda il periodo di Capodanno, di un buon 25%, e salvo disdette da oggi a domani. E per i ponti invece, cioè per la parte che riguardava il Natale, il calo è stato del 50-60% anche. Dal 10 gennaio 2022, inoltre, le nuove disposizioni del governo prevedono il Super Green Pass per i clienti degli alberghi. Una scelta giusta, secondo Federalberghi Terme, da sempre favorevole all'obbligo vaccinale. Io credo che a questo punto il governo avrebbe fatto bene a dire tutti devono avere il Super Green Pass. Non solo i turisti o gli avventori di un esercizio, ma anche i lavoratori. Dobbiamo essere vaccinati tutti.